Quest'anno abbiamo deciso di lavorare su un'attività didattica che comunque avremmo voluto svolgere sulla rivoluzione industriale, dedicarlo a tutte le seconde e cercando di attivare le competenze e le motivazioni di tutti i ragazzi e anche quelli che tendenzialmente si ritraggono e non partecipano. Quindi, come vi dicevo, è la prima rivoluzione industriale. E abbiamo lavorato con delle immagini che non vi mostriamo come mazzo di carte come invece abbiamo fatto con i ragazzi, ma che in parte emergono nel tutti. Queste sono immagini di donne nel momento di pausa dopo aver lavorato in una fabbrica. Tutte le cose sono state coinvolte e è stato un lavoro molto strutturato e la parte di osservazione è riguardata soltanto l'ultimissima fase. È stato un lavoro molto strutturato perché i ragazzi dovevano lavorare prima di tutto sia usando fonti scritte, sia fonti iconografiche, sia testi storiografici e in un periodo di tempo che è durato più o meno 15 moduli. In che modo? Praticamente abbiamo avviato il lavoro con una discussione guidata cercando di partire dall'attualità. E poi abbiamo lavorato con dei gruppi di ragazzi secondo la stessa tecnica che hanno usato anche i colleghi di tecnologia e di scienze, cioè creando prima sei gruppi di esperti, ciascuno per un argomento legato alla rivoluzione industriale, quindi lavoro minorile, lavoro femminile, fonti di energia, condizioni di lavoro, trasformazione della città e mi viene in mente ora il sesto tema. Poi dopo questa prima fase di lavoro di gruppo di esperti su tematiche specifiche, io e Paolo abbiamo lavorato sul manuale, quindi fornendo i contenuti di base della rivoluzione industriale, e poi abbiamo creato dei nuovi gruppi madre in cui ciascun membro era competente ed esperto su un aspetto della rivoluzione industriale. E su questi gruppi madre è stata poi svolta l'attività osservata. Analizzate la competenza vera e propria.
e invece i risultati li presenta Andrea, che è il coordinatore del nostro gruppo. Sì, allora, noi abbiamo diviso i risultati in base a, come ha detto già Paola, la modalità di lavoro di gruppo. Ripeto, noi abbiamo un po' scorporato la competenza analizzata, cioè la competenza 7 era individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione. Noi abbiamo preso la prima parte di questa competenza, individuare collegamenti e relazioni, come hanno fatto anche altri gruppi disciplinari, e l'abbiamo messa in, in un ambito di lavoro di gruppo, quindi abbiamo un po' scorporato e poi creato la competenza. Quindi relativamente appunto alla modalità di lavoro di gruppo, abbiamo visto che sono state attivate diciamo, una competenza molto elevata. I ragazzi si sono suddivisi bene i compiti e soprattutto abbiamo notato come il fatto di avere degli incarichi precisi, degli incarichi specifici, abbia stimolato notevolmente i ragazzi più deboli. Questo secondo me è venuto fuori proprio per il tipo di lavoro cooperativo, cioè il ragazzo, un ragazzo anche magari un po' più debole, però essendo l'unico portatore di quel pezzettino di conoscenza, si sentiva maggiormente motivato, quindi si sentiva aveva un ruolo preciso, aveva un carico preciso, quindi doveva per forza essere lui a parlare. Questo abbiamo visto che è stato positivo. Gli studenti di livello alto in più casi hanno fatto aiutato quelli a tirare fuori insomma, cose che magari già sapevano ma che avevano un po' di difficoltà a dire. Quindi abbiamo visto diversi di questi casi, abbiamo anche forse filmato su questo, facciamo delle note invece. Appunto in un caso in cui i ragazzi di livello più alto si sono molto prodigati per coinvolgere quelli di livello più basso. Un'altra difficoltà, una piccola difficoltà che forse invece hanno tenuto in questo ambito di lavoro di gruppo è stata quella forse ad individuare delle priorità. Abbiamo visto che hanno avuto un po' di difficoltà nel calcolare i tempi della consegna, cioè hanno speso molto tempo nell'analizzare le immagini, cosa che dal nostro punto di vista di osservatori era meno interessante, e invece hanno poi dedicato necessariamente un po' meno tempo a effettuare le relazioni, che era invece quello che noi volevamo vedere. Sulla competenza specifica indagata abbiamo visto appunto l'accuratezza dei ragazzi nell'analisi, quindi diciamo effettivamente ha forse un senso il fatto che siamo stati raggruppati queste due competenze, perché nell'analisi loro sono stati molto a fondo, spesso trovando anche delle inferenze a cui noi non avevamo pensato inizialmente, e quasi tutti hanno trovato dei nessi logici, dei nessi di cronologici, quindi prima, dopo, alcuni causa effetto, altri hanno anche trovato delle relazioni più raffinate nel collegare varie immagini tra di loro e una immagine con più immagini. Poi un'altra cosa interessante è che non sono stati citati nel lavoro di gruppo, non è sembrato preponderante l'utilizzo per effettuare dei collegamenti dei testi storiografici. Testi storiografici che invece erano stati istituiti dagli insegnanti e su cui si era discusso, invece altrettanto interessante secondo noi il fatto che segmento di lezione frontale, diciamo, di ripresa con spiegazione dell'insegnante è sembrato essere molto importante nel ricostruire poi le relazioni, quindi anche questo potrebbe essere un elemento di riflessione. Il momento di tutto questo percorso molto vario, dove ci sono stati lavori di gruppo, dove ci sono state discussioni, dove c'è stato un lavoro di gruppo prima, un lavoro di gruppo dopo, comunque il momento di lezione frontale, di spiegazione, di mediazione dell'insegnante ci è sembrato poi alla fine del percorso emergere come importante per attivare la competenza dei ragazzi. Allora qua abbiamo un po' la nostra valutazione.
Allora, sì, ci è sembrato che tutti, queste sono sempre immagini usate, ci è sembrato che tutti i ragazzi abbiano compreso bene il metodo di lavoro cooperativo, ne abbiano portato, diciamo, a un livello molto alto di potenzialità. Questo ci è sembrato molto interessante. Un'attività molto stimolante per tutti, come ho detto prima, anche persone che normalmente non vengono coinvolte ci sono sembrate entusiaste. Questa assunzione del ruolo di esperti ha coinvolto e ha responsabilizzato molto maggiormente rispetto ad altri lavori. Ecco, questo è questa attività in sé, cioè l'attività di usare delle immagini per attivare la competenza del collegamento, delle relazioni, è assolutamente riproducibile, anzi ci è sembrato un buon sistema quello di usare delle immagini per poi fare dei discorsi, per mettere in relazione. Come osservatori c'è qualche critica in più, mentre l'attività in sé ci è sembrata molto riuscita, anche per il motivo che introduceva all'inizio, cioè che è stata un'attività che ha coinvolto tutte le seconde, tutti gli alunni, quindi molto più, diciamo, democratica rispetto a quella dell'anno scorso su Cavour, quindi come attività molto, molto riuscita, anche con buoni risultati da parte dei ragazzi, come diciamo, osservatorio, come proprio la nostra attività di osservare le competenze, forse qualche critica in più c'è. Comunque è stata un'osservazione più ampia di quella del 2001, ha comportato un impegno notevole di noi docenti, come ho già detto, e questo fa sì che non sia, secondo noi, riproducibile l'osservazione di una tale competenza calata in questa attività in una scuola senza organico aggiuntivo, perché prevede simultaneamente 4-5 docenti per classe. Abbiamo poi osservato alcune difficoltà proprio nel, come è già stato detto da molti altri disciplinari, nell'osservare, nel distinguere e valutare il lavoro fatto dai ragazzi, nell'ottica appunto di trovare questa competenza. Per esempio, inizialmente avevamo pensato di attribuire a un gruppo di 4-5 ragazzi un insegnante, ma era difficile, ci è sembrato, avevamo bisogno di un docente in alcuni casi per osservare più di un gruppo, invece non è stato possibile. Altra difficoltà è stata quella di comunque valutare due competenze. Il lavoro poi ci avevo ragionato parecchio, ci è sembrato utile, ci è sembrato interessante che la competenza di effettuare le relazioni, dei collegamenti fosse calata in un contesto di gruppo, però comunque valutare sia la disponibilità a lavorare in gruppo, sia la partecipazione di tutti i componenti, sia questa specifica competenza dell'effettuare relazioni e collegamenti ci è sembrata non semplice. Anche gli interventi degli alunni non è stato sempre facile valutarli e appunto distinguere tutte le varie dimensioni, i vari livelli, e qua abbiamo avuto poco un confronto tra di noi. Secondo alcuni poteva essere più preciso avere un'osservazione per singolo alunno, invece secondo altri proprio il fatto di interagire, quindi magari uno dice una parola, attiva la competenza dell'altro che ricorda una cosa, quindi invece andava comunque mantenuto questo lato di gruppo. Ovvio però che nel secondo caso è più difficile poi compilare una tabella piuttosto complicata con diverse voci, diverse dimensioni, comunque mentre il lavoro si sta svolgendo. Sempre sulla griglia, sulla rubric, per le angoli di situazione non è stato facilissimo individuare gli elementi oggettivi, perché ognuno può comunque riferirsi a delle altre capacità o delle altre competenze, quindi uno che è molto bravo a commentare potrebbe dare l'impressione di effettuare dei collegamenti in maniera più rapida o in maniera più approfondita, mentre invece quindi è difficile proprio separare competenze anche magari che si hanno, diciamo, a prescindere da quella della casa. La rubrica, come abbiamo già detto, era piuttosto complessa.
Ora magari volevo far vedere qualche breve filmato, appunto. Per limitare un po' certe negatività che sembrano prevalere, in realtà i ragazzi hanno lavorato molto bene in gruppo, anzi ci hanno stupito come osservatori, si è rimasti molto positivamente stupiti dall'efficacia proprio del lavoro cooperativo e anche dalla ricchezza del intanto come premessa che secondo ci siamo trovati di fronte al problema che c'erano diciamo troppo pochi osservatori per troppi gruppi e quindi in un gruppo l'osservazione è avvenuta praticamente attraverso la registrazione completa dell'attività e era anche un gruppo abbastanza diversificato nel senso che c'erano due ragazzi molto alti, diciamo molto forti, altri due comunque sono stati coinvolti e un altro vedremo praticamente non è stato coinvolto mai, nonostante davvero gli eroici tentativi degli altri di fare un coraggio, appunto poi vediamo qui. Questo è proprio l'inizio del lavoro e diciamo si vede come loro la strategia, come loro mettono tutti queste immagini sul foglio, quindi potete anche un po' vedere, però. Il motivo per cui avete messo le immagini insieme e quindi per fare questo qualcuno di voi deve prendere uno solo di voi prende degli appunti, va bene? Dovete spiegare molto bene questa cosa. Grazie.
invece il gruppo del lavoro minorile era più composto da ragazzi più deboli mediamente, perché aveva pensato che certe tematiche fossero più facili da forzare, da rielaborare a seconda del proprio livello di partenza. Questo ha fatto sì che comunque anche quelli tendenzialmente più timidi siano stati poi portatori appunto di temi quali lavoro minorile e le condizioni di lavoro, di l'organizzazione. E l'urbanizzazione, esatto. Per cui poi i gruppi madre delle case madri, se dice così, i gruppi madre erano gli unici a essere portatori di quelle informazioni e si sono messi in gioco volentieri e l'hanno fatto. Quindi tendenzialmente è stato un lavoro che ha funzionato bene. E l'aspetto forse più interessante dal punto di vista didattico è proprio che la nostra mediazione da manuale attraverso la lezione frontale poi di fatto ha avuto un buon effetto, perché i ragazzi hanno memorizzato certi contenuti, li hanno fatti propri e li hanno riutilizzati. È rimasto invece molto sullo sfondo il lavoro sui testi storiografici, che ovviamente era un po' più impegnativo e che però era stato svolto nella prima fase di lavoro di gruppo. E quindi un pensiero anche su come migliorarlo sicuramente lo ce l'ho. Lo elaboreremo in modo che si possa riprodurre questa attività che appunto riguardando un segmento della programmazione curricolare non ha costituito un'aggiunta ma semplicemente una trasformazione di un'attività che avremmo dovuto svolgere. Sì, anche a me ha fatto riflettere molto questa cosa qua del lavoro di gruppo che nel nostro caso è riuscito molto bene anche perché forse ci sono state delle altre attività, non tutte diciamo, a gruppi, quindi la mediazione piuttosto che la ricomposizione, quindi nel nostro caso è funzionato molto bene. A me interesserebbe riflettere, per esempio, visto che è un altro disciplinare, invece l'autovalutazione dei ragazzi diceva che il lavoro di gruppo, in particolare in maggioranza, non era piaciuto, comunque c'era un 50% che non piaceva, quindi sarebbe insomma, interessante capire quando un lavoro di gruppo funziona perché e quando invece magari non è la cosa migliore per la competenza per raggiungere gli obiettivi di quell'attività. Secondo me questa è una cosa che sarebbe interessante indagare e nel nostro caso siamo stati fortunati in questo aspetto e non ci siamo fortunati, forse era calibrata bene come abbiamo visto l'attività, era calibrata bene quindi ha funzionato.